дорогим сердечком. Milan. Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti in un nuovo video qua sul canale LOL Milanisti Official. Appena finita la conferenza stampa del nostro mister. Come vedete sono ancora in abbigliamento, ho appena tolto gli occhialini perché esattamente 30 secondi fa ero in diretta sul canale Viola della AC Milan. Bene. Allora, ci sono un bel po' di notizie di cui parlare. Ovviamente ieri mi avete scritto in tantissimi e sono contento di una cosa, perché il messaggio del video di ieri, scusate, sto facendo cadere tutto. Il messaggio del video di ieri era abbastanza chiaro. Io non voglio prendere posizione perché non voglio influenzarvi su quella che è la vostra opinione su quella che deve essere la Super League. Io non sono qua per dirvi che cosa voi dovete pensare. Io sono semplicemente qua per farvi un servizio completamente gratuito, e quindi per questo vi chiedo di iscrivervi al canale. Un servizio completamente gratuito per portarvi dei dati oggettivi, non soggettivi. Cioè, quindi io non sono qua per dirvi l'Europa League o la Super League o viva, siamo andati, abbiamo fatto la Super... No, io non sono qua semplicemente per portarvi dei dati oggettivi di quelle che sono le cose. Però vi volevo dire una cosa, dopo leggiamo le notizie, leggiamo tutto, ma soprattutto parliamo di calcio, perché oggi bisogna parlare di calcio. Oggi a un certo punto parleremo anche di calcio, perché sembra che ultimamente il tifoso del Milan negli ultimi 3-4 giorni non voglia più parlare di calcio. Non voglia più parlare di calcio perché, ma sì, ma Lolo, ma domani giochiamo contro Sassuolo. Anche adesso in conferenza stampa, guardo lì perché lì c'è lo schermo regia della live del canale Viola. Prima eravamo lì e qualcuno mi diceva: vabbè, ma Lolo, ma che cosa te la prendi per gli infortuni? Perché sapete che il mister ha detto che ci sono due infortuni muscolari e due infortuni traumatici. Adesso ne parliamo. Ma Lolo, ma cosa te la prendi se manca domani Ibra? Tanto oramai, ragazzi, tanto oramai che cosa? Cioè, il Milan ha comunque degli obblighi. Da qua a fine dell'anno ha degli obblighi sportivi che deve portare a termine. Noi dobbiamo fare meglio dell'anno scorso, quindi andare tra i primi 4 posti, che ci daranno la possibilità, aperte virgolette, di andare in Champions League. Se poi non sarà Champions League, ma si chiamerà Super League, e noi di diritto andremo in Champions League per i motivi che sapete ben tutti, è un altro discorso. Ma io, da tifoso del Milan, io continuo a sperare che domani la mia squadra vinca la partita, perché io il mio obiettivo fino a fine anno di arrivare davanti a tutti, secondo in classifica, io ce l'ho ancora. Scusate se mi sono incazzato per questa cosa, sapete che non mi piace incazzarmi, mi piace sempre portare dei sorrisi su questo canale, ma oggi va così, io non accetto che qualcuno mi dica: Lollo, ma chi se ne frega della partita di domani? No, ragazzi, voi non avete capito, cioè io tifo il Milan anche quando ad estate, quando c'è Milan contro Rimini, cioè Milan-Rimini, che è la partita d'estate che Scapoli contro Ammogliati, io comunque vada, tifo il Milan, quindi io non ho mai pensato chi se ne frega. No, io, figurarsi se adesso in campionato, dove comunque ho ancora degli obiettivi sportivi da andarmi a giocare, figurarsi se dico chi se ne frega. Facciamo così, andiamo in sigla, che poi vi devo parlare dei 4 infortunati che abbiamo della partita di domani, come ci ha detto il nostro mister, e cerchiamo di capire chi può tornare e chi non può tornare. Poi vi devo parlare, Gazzidis ha rilasciato una lettera, insomma, per tutti gli sponsor, ne parliamo così brevemente. E poi ci sono altre cose importanti che in questo momento non mi vengono in mente, ma quando poi aprirò il mio telefono poi lo saprò. Bene ragazzi, vi chiedo la cortesia di lasciare pollice in su se anche voi sostenete sempre la AC Milan. Ma Lollo, ma chi se ne frega cosa? Il Milan deve vincere, ragazzi, il Milan deve vincere domani. Tra l'altro siamo in diretta anche sul canale Viola domani, facciamo la prima live reaction della storia su un canale ufficiale del Milan, sul canale Viola. Quindi domani facciamo anche la live reaction. 1, 2, 3, sigletta. Vi racconto una cosa. Allora, correva l'anno 1993. Chi c'era ovviamente prima nella live sul canale Viola già la sa questa storia. Correva l'anno 1993. Cosa succede nel 1993? Inizia una grandissima riforma della Coppa Campioni, che prima si chiamava Coppa Campioni, poi diventa Champions League. All'epoca ovviamente non c'erano tutti i social come adesso, e che cosa successe? Successe che tutti i tifosi delle squadre in giro per il mondo, strappate di capelli, gente che guarda, aprivo le finestre e facevo le perra... Cioè, ragazzi,
successe questa cosa, la stessa cosa che sta succedendo oggi. Cioè vuol dire che quando arriva una novità, io capisco, ragazzi, io, attenzione, non vi sto dicendo questa cosa perché sono d'accordo, non sono d'accordo, no, vi sto parlando un dato oggettivo delle cose. Io capisco che, come tutte le novità nel mondo, in generale, nella vita, arriva uno e ti dice, ti offro un nuovo lavoro, via, rimane lì un po' sbigottito, no, per i primi giorni, perché non capisci quelli che sono i vantaggi, gli svantaggi. Capisco che ogni novità che arrivi nella vita crei disagio. E questo è proprio la base della psicologia, no? Ok? Le novità comunque vada creano disagio, perché tu ti stai buttando in qualcosa di nuovo. Però bisogna anche capire il contesto. Ieri, chi mi ha seguito, e siete stati in tantissimi, grazie di cuore a tutti, avete capito il mio discorso sulla Superlega, ok? Io non vi sto dicendo che sono favorevole, non vi sto dicendo che sono contrario, vi sto portando degli dati oggettivi. Dati oggettivi cosa dicono? Che il calcio, così come oggi, il calcio così com'è strutturato oggi, così com'è strutturato oggi, non esiste più. Non esiste più, ragazzi. Il Milan ha perso 200 milioni di euro. L'Inter ne ha persi 140. Sto parlando di bilanci, non sto parlando di esposizioni bancarie, di debiti. La Juve ne ha persi 120, 130. Capite, ragazzi, che così il gioco, come vi ha detto Florentino Perez ieri, il gioco così non va più avanti. Cioè il gioco così come l'abbiamo strutturato adesso, non va più avanti. Bisogna inventarsi qualcosa di nuovo. Inventarsi qualcosa di nuovo vuol dire o riforma della Champions League o creazione di una nuova lega. I club, soggetti privati, liberi di creare un altro terzo soggetto privato, o in questo caso, visto che sono 20, 21esimo soggetto privato, che è una lega nuova e fa scontrare i 20 soggetti privati che giocano in questa lega, è una libera scelta di mercato. Quindi, per concludere il discorso che vi stavo facendo prima, nel 1993, quando nasce la riforma della Champions League, le genti si strappavano le vesti perché era cambiata la Champions League. Oggi, a distanza di quanti anni? Tantissimi. La Champions League, fino a qualche anno fa, fino ad oggi, è esistita. E adesso era diventato lo standard e tutti guardavamo la Champions League con quello che era un nostro occhio di riguardo per una competizione a cui noi ambivamo di tornare. Ok? Arriva una novità. La novità oggi è la Superlega, strappiamoci i capelli. Ma nessuno oggi ha realmente dei dati reali, concreti, dati alla mano per giudicare questa cosa. Nessuno. Ma neanch'io, neanche Suma, neanche Serafini, nessuno, ragazzi. Non abbiamo in mano dei dati reali, concreti, per dire sì, questa roba è una cosa fatta bene, no, questa roba non è una cosa fatta bene. Semplicemente rimaniamo a quelli che sono le comunicazioni ufficiali dei club. Ok, i club hanno detto vogliamo fare questa cosa. Poi vi informeremo su quelle che sono i dettagli. Quindi, per concludere questo mio discorso, non bocciamo a priori una cosa e non adoriamo a priori un'altra. Non vi sto dicendo che dovete amare la Super League, non vi sto dicendo che dovete odiare la Super League. Vi sto semplicemente dicendo che prima di prendere una decisione in merito vanno affrontati dei documenti e delle notizie concrete, ok? Questo mio discorso doveva durare un minuto e mezzo e sono arrivato a 8 minuti. Vabbè, allora vi volevo leggere semplicemente questa cosa, ragazzi, che praticamente prima in conferenza stampa il nostro mister, due cose vi devo dire, anzi la prima è che ha detto che i problemi, ci sono dei problemi sia per Ibra che per Bennacer che per Chale Conteo. Il ragionamento che dovete fare è questo: Ibra e Bennacer hanno riportato qualche problema a livello muscolare, affaticamento muscolare. Invece Chala e Teo hanno riportato due problemi per quanto riguarda dei traumi. Ora, ascoltate il vostro amico Lollo e non ve lo dico per caso. Chala e Teo, se hanno dei traumi muscolari, il trauma muscolare non lo o Ibra e Bennacer, chi ha il trauma muscolare non lo recupera in un giorno. Quindi penso che sia molto difficile domani vederli in campo. Invece se hai un trauma a livello contusivo, vuol dire che hai pigliato una scarpata, hai preso una secca sulla gamba nella partita contro il Genoa, puoi recuperare domani. Ma se sei affaticato a livello muscolare come Chala e Teo, non lo so, o come Ibra o Ibra Bennacer, dipende un po' di... Colleghi, aspettate che volevo dirvela, vediamo se la trovo, ragazzi. Aspettate che volevo dirvi esattamente i problemi che avevano. Vediamo se riesco a trovarla. Ah, Bennacer e Çalhanoğlu contusioni, Ibra e Teo affaticamento. Quindi Bennacer e Çalhanoğlu potrebbero, secondo me, riuscire a recuperare. Invece Ibra e Teo
se sono affaticati, ragazzi, non lo so. Ma se oggi, non se, se oggi sei affaticato, domani si gioca, tra meno di 24 ore devi essere in campo. Non lo so. Ragazzi, siamo stati un po' sfortunati quest'anno con i con gli infortuni. Bene, ragazzi, spero di avervi tenuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate di tutti i discorsi che sono stati fatti oggi in questo video. Come sempre, un saluto a tutti. La cosa più importante è sempre la stessa. Ed è sempre la stessa. Vada via il Kill Inter. Ciao, ragazzi. Ciao.